Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Innanzitutto una precisazione: in alcuni commenti mi si dice di iscrivere, mi si chiede di iscrivere al, al loro canale, visto che loro si sono iscritti al mio. Io ho, diciamo così, un'altra impostazione. Non sono iscritto praticamente a nessun canale perché non voglio essere influenzato da, da quello che pubblicano gli altri. Come vedete, queste sono le mie iscrizioni. Questo è il mio canale. Ecco le mie iscrizioni: sono iscritto alla Lega di Pallavolo di Serie A, a quella femminile, a quella europea, a Sky, alla Rai, a Google Search Central, a Blogger, a YouTube Creator e basta. Questi sono i canali in cui sono iscritto, quindi non per cattiveria, io non mi iscrivo a nessun canale proprio per scelta personale. Detto questo, tutte, eh, oggi farò vedere come si può creare uno slideshow, cioè una presentazione di foto. Tutte le foto che userò le ho scaricate gratuitamente da questo sito che si chiama Pexer che offre delle, delle immagini gratuite. E ho usato anche una immagine di, un, di uno sfondo, di uno sfondo di un muro, digitando la parola chiave Wall Background, ho trovato questo sfondo qua che poi ho scaricato. E detto questo, adesso apriamo DaVinci Resolve nella sua versione gratuita. Questa è la prima interfaccia, si va su New Project, chiamiamolo Right Show, si va su Create e si apre l'interfaccia principale da DaVinci Resolve. Possiamo andare direttamente qui su DaVinci, in alto a sinistra, poi andare su Preferences, eh, le preferenze dell'utente, User, in Editing, questo si può fare anche dopo, ma è meglio farlo adesso si può mettere la durata per esempio del generatore circa 10 secondi poi la durata la durata delle transizioni un, sec un secondo la durata still duration cioè la durata dell'immagine 5 secondi si può anche la, mh, cambiare queste impostazioni diciamo si possono anche la, mh, lasciare come sono perché poi le immagini possono essere ridimensionate nella durata anche successivamente però eh, è bene dare uno sguardo per cercare di eh, avere delle impostazioni coerenti con il nostro progetto. Si va su save dopo averle eh, eventualmente modificate. Qui non eh, andiamo su Edit subito. Qui, in questo caso, non ci interessa di vedere il master come abbiamo visto il power bin la volta scorsa. Quindi lo eh, nascondiamo, nella media pool trasciniamo tutti i file di cui abbiamo bisogno. Io ho preparato dei file di immagine un file di background per il muro e anche un file di, di musica, quindi clicco sul primo file, poi clicco sull'ultimo tenendo premuto eh, shift, cioè eh, maiuscolo, per selezionare tutto e porto tutto nella media pool, ecco fatto. Come sfondo possiamo creare uno sfondo di un colore a nostro piacere oppure usare uno sfondo, uno sfondo eh, come abbiamo detto, di, di una immagine presa appunto da Apex. Se intendiamo creare uno sfondo di un colore, andiamo su Generators, poi scegliamo Solid Color e lo trasportiamo nella timeline, ecco fatto, possiamo allungare la durata quanto vogliamo, ci clicchiamo sopra, andiamo qua su Color e scegliamo per esempio un colore che sono un grigino andiamo su OK e questo sarà il nostro sfondo per esempio però in questo caso magari usiamo più è meglio usare lo sfondo che ho preso come, come sfondo da pexel uno sfondo appunto di una immagine quindi testo il mouse cut comunque si può fare anche in questo modo e adesso trasciniamo per esempio la prima immagine trasciniamo questa qui vogliamo che sia che non prenda tutto lo schermo, quindi la selezioniamo, andiamo sullo, qui su Inspector Video, sullo Zoom e diminuiamo in questo modo. Come vedete in questo caso lo sfondo è nero, per avere uno sfondo diverso si porta nella eh, traccia superiore e si trascina qui la traccia appunto dello sfondo che abbiamo appunto preso da Pexel, ecco fatto, naturalmente questa traccia dello sfondo possiamo dargli la lunghezza che ci pare. E qui come vedete lo sfondo non prende tutto, tutto lo schermo allora andiamo su zoom e si seleziona lo sfondo andiamo su zoom e aumentiamo lo zoom fino a che prenda tutto lo schermo In questo modo. Eh, a questa immagine vogliamo creargli un po eh, forse magari l'immagine selezioniamo e magari diminuiamo ancora un po più eh, così. aggiungiamoci un po di ombreggiatura quindi la selezioniamo andiamo su open fx scorriamo verso resolve fx stylish se ben mi ricordo eccolo qua stylize e andiamo su drop shadow ci clicchiamo sopra aggiungiamo qua e la trasciniamo sulla immagine come vedete viene aggiunta una sì, un bronzatura una ombreggiatura noi ci la selezioniamo andiamo su fx e possiamo impostare la nostra ombreggiatura, possiamo impostare la durata, cioè la, la forza, cioè l'intensità praticamente, l'angolo, che dà un'idea da dove viene la luce, e la distanza, oltre alla sfocatura, un'eventuale sfocatura. E questa è la prima cosa che abbiamo fatto. A questo punto possiamo aggiungere le altre immagini. Aggiungiamole. Stiamo attenti a non selezionare quelle già selezionate. Teniamo premuto CTRL. Quindi prendiamo questa che non abbiamo selezionato. Poi questa non abbiamo selezionato. Questa l'abbiamo già selezionata. Questa è la canzone. Questa. Questa. E questa. Trasciniamo qua. Ecco fatto. Questa ha una sua ombreggiatura, la prima immagine, e le altre non ce l'hanno. Questa ha una sua ombreggiatura e anche un suo, un suo zoom. Le altre invece sono state inserite così come sono. Come si fa a fare in modo che anche le altre abbiano lo stesso stile della prima immagine? Si seleziona la prima immagine, destra del mouse e si va su copy. Poi si clicca qua all'esterno all per deselezionare la prima immagine. Per selezionare le altre, con il cursore, facciamo così, come vedete, si possono selezionare tutte le altre. Quando sono selezionate, si va con il destro del mouse e si va su Paste, ma Paste Attributes, per eh, incollare soltanto gli attributi gli attributi che ci interessano in questo, questo caso sono quegli attributi del video cioè quelli dello zoom e quelli dell'ombreggiatura dell quindi se le, selezionano tutti così per essere sicuri si va su apply ecco fatto e adesso vedete che tutti gli altri hanno vedete hanno lo stesso più o meno zoom e la stessa anche ombreggiatura magari ecco questa qua come vedete posizionata in questo modo possiamo fare qualcosa di diverso per esempio la deselezioniamo e selezioniamo questa andiamo su video qua position x e la spostiamo per esempio qui ecco fatto poi magari trasciniamo un'altra immagine la posizioniamo nella, in quella superiore in questo modo poi qui andiamo su sempre su copy selezioniamo quella di sopra destro del mouse paste attributes attributi video apply la selezioniamo e la spostiamo per esempio, sulla destra In questo modo ecco qua così qui ci saranno due immagini invece di una e qui comincia già a prendere un po' di un certo aspetto adesso selezioniamo la prima immagine e applichiamo una transizione quindi andiamo su toolbox video transition tanto per cerchiamo di ecco, applichiamo la dissolvenza incrociata come si fa si prende e si trascina qua ecco quindi c'è la dissolvenza incrociata vediamo un po come funziona? In questo modo. Per applicare la stessa, la stessa dissolvenza a, che a tutte le altre immagini, si fa come, come abbiamo fatto prima, si clicca esternamente per deselezionare, poi con il mouse si fa così e si selezionano complessivamente tutte queste immagini restanti. Si va qua, a destra del mouse, Add adesso il mouse su cross dissolve cioè su quella, sulla transizione che abbiamo scelto andiamo su add to selected edit points and clip se ci clicca sopra e quindi le, la stessa transizione sarà inserita anche a tutte le altre eh, immagini possiamo far andare forse 5 secondi sono un po troppo magari dovevo sceglierne un po' qualcuno in meno e questo è il risultato possiamo anche inserire un po' di movimento volendo si va su Apex, Adjustment Clip si trascina qua sulla timeline si posiziona si dà una lunghezza identica a quella della clip eh, si seleziona qua Dynamic Zoom e qui si imposta lo zoom dinamico più o meno ecco in questo modo per dare un po di movimento poi si riclicca qua per disattivarlo si seleziona si va qua sul video si controlla che sia visualizzato Dynamic zoom dinamic zoom ecco vediamo un po come, come è il risultato come vedete spostando l indicatore di riproduzione si vede che c'è un certo movimento nelle foto appunto dovuto allo zoom dinamico per terminare si può aggiungere anche una musica di sottofondo in questo caso faccio è semplicissimo si prende e si trascina nella parte bassa si porta alla fine qua si va sul blade si taglia si torna sulla selezione destro del mouse e si taglia ecco qua e quindi adesso lo slide show vedete oltre che avere questo movimento avrà anche un sottofondo musicale che adesso io magari metto muto in questo modo vedete e questo è il risultato alla prossima volta